Hanno provato l'ebbrezza di trattenere il respiro sott'acqua, guidati da un professore d'eccezione. Simone Arrigoni, recordman mondiale di apnea, si è divertito più dei suoi alunni, 5 persone diversamente abili di Ostia, che questa mattina alla casetta Village si sono immersi nella piscina per seguire le orme dello speciale insegnante. Solo lo sport può regalare queste emozioni, e tutto grazie a Giochi del Mare, la manifestazione che fino a domenica offrirà appuntamenti imperdibili allo stabilimento Lidense. La kermesse è organizzata dalla FIBA in collaborazione con Comune di Roma e Camera di Commercio e torna a Ostia dopo l'edizione del 2009. Il campione Arrigoni ha prima spiegato ai suoi allievi le tecniche di base per l'apnea, per poi aiutarli nelle immersioni testando con il cronometro i loro ottimi tempi. Il primo a entrare in acqua ha persino battuto un record personale, riuscendo a trattenere il respiro per 45 secondi. Studenti e atleti si sfideranno così per i prossimi 3 giorni, nelle competizioni di beach volley, beach tennis, tan beach, hockey, tiro con l'arco, mentre tra sabato e domenica sono attese le competizioni finali per il beach badminton, volley e rugby. Tra la sabbia e il mare di Ostia sono soprattutto loro i più attesi, i grandi campioni olimpici, come Daniela Gattelli, Riccardo Leone, Gianni Mascagni, Andrea Tomatis, Sandro Cordovane e Agnese Allegrini. Venerdì, inoltre, spazio anche alle arti marziali. A Largo Magellano, infatti, sarà allestito il classico tatami, il tappeto su cui si sfideranno oltre 50 atleti. I media del litorale che sostengono l'iniziativa si sono uniti anche per la raccolta fondi per la popolazione dell'Emilia-Romagna. Fino al 26 giugno sarà infatti attivo il numero solidale 45500 e il ricavato andrà alla Protezione Civile.